Ciao a tutti e bentornati finalmente sul mio canale. Io sono Diego e ragazzi, oggi sono qui per portarvi un video che non abbiamo mai portato sul mio canale e che sono ben felice di realizzare. È un video che mi impiega veramente molto tempo sin da adesso già per apparecchiare tutto. Quindi spero che vi piaccia, cioè sin da adesso un bel mi piace se vi piace l'idea. Comunque nei commenti, nella descrizione troverete varie informazioni su questo video. E per il resto iniziamo subito. Oggi ragazzi vi mostrerò una top 10 più 1, quindi una top 6, quindi più una parte di bonus, diciamo, dei migliori prodotti che vi consiglio sotto i 15 euro da regalare per Natale a voi o a dei vostri amici. I prodotti ragazzi sono soprattutto da utilizzare fuori casa, magari per chi viaggia e magari anche per chi sta a casa, ma effettivamente sono più dei prodotti che si utilizzano quando uno magari va in un viaggio in un hotel, quando uno si trova in circostanze nelle quali servono degli oggetti smart, piccoli e veloci, e soprattutto semplici. Il primo prodotto di cui vi parlerò oggi è un selfie stick. Lo so ragazzi che ormai tutti quanti ne hanno uno, ma oggi non ne parlerò di uno qualunque. Infatti i prodotti di cui vi parlerò sono dei prodotti ben realizzati e soprattutto con qualche particolarità. Infatti questo selfie stick ci permetterà di andare a fare delle foto meravigliose grazie soprattutto a un attrezzo, diciamo, uno strumento che sono veramente stato ben felice di trovare all'interno di quest'ultimo. Qual è questa possibilità che riesce a suddividere, a dividere, a separare i normali selfie stick da quest'ultimo? La possibilità è che questo selfie stick ha un pulsante particolare, un pulsante che tramite Bluetooth si va a collegare al nostro cellulare. In questo modo potremo andare a scattare la foto direttamente dal pulsante che è inserito all'interno della nostra impugnatura. Così facendo non dovremo abbassarci o allungare la mano per poter scattare la foto. Questo selfie stick l'ho utilizzato veramente moltissimo in varissime occasioni, soprattutto quando devo fare una foto a un panorama o una foto dall'alto ad altre persone o anche a me stesso. È veramente fatto bene, di ottimi materiali come quasi tutti gli altri prodotti che vi ho selezionato. E vi spiegherò subito una cosa: questi prodotti ragazzi mi sono stati inviati dalla Anker in prova. L'ultimo prodotto invece che vi andrò a mostrare è da un'altra società che si chiama PhotoPro, che come capirete dal video e dal nome soprattutto della società, è una società che si dedica alla fotografia, quindi vi potrà interessare se vi piace realizzare dei video come me o comunque se siete degli amanti delle foto eccetera eccetera. Comunque lo andremo a vedere dopo. Il secondo prodotto ragazzi di cui voglio parlarvi è un alimentatore da muro. Quasi tutti ne hanno una a casa, ma questo è veramente molto particolare. Non so se vi è mai capitato di andare in albergo e di trovare poche prese a cui attaccare i vostri arnesi come macchine fotografiche, action cam, cellulare addirittura e tablet. Capita molto spesso che servono molte prese USB e questo qua e naturalmente anche il tempo di ricarica deve essere molto veloce, perché ci capita di andare via di casa velocemente e vogliamo avere tutto quanto abbastanza carico. Quindi ragazzi andiamo a vedere questo prodotto. Questo prodotto ci permetterà di avere due prese USB con la carica intelligente. Cos'è questa carica intelligente di cui si parla? È una carica sviluppata nell'ultimo periodo, che permette ai dispositivi attaccati a questo alimentatore tramite USB, in questo caso ne ha due come ho già detto, di essere caricati in modo più equo e veloce. Questo perché automaticamente l'alimentatore andrà a vedere la quantità di carica che serve per il prodotto. In questo caso se il mio cellulare ha una batteria di 8 mAh verrà erogata più o meno energia per poterla caricare in breve tempo. Naturalmente l'alimentatore avrà anche un sistema di sicurezza, quindi non verrà immessa troppa energia nei cellulari, automaticamente andrà a rilevarla così da evitare danni alle batterie, quindi è veramente sicuro e certificato. È veramente un ottimo prodotto, l'ho utilizzato veramente moltissime volte e ci permette una ricarica veramente rapida di ogni nostro dispositivo, soprattutto come macchine fotografiche e action cam che si ricaricano in brevissimo tempo con questo apparecchio. Un'altra cosa che ho trovato veramente molto interessante, come la canzone nostra, sto scherzando effettivamente, è questo prodotto qua. Cos'è questo prodotto? È una hub USB 3.0. Molte volte quando si viaggia e si va in giro non si ha il tempo di portarsi un portatile e un fisso, perdonatemi, e non si ha neanche il materiale e le forze, perché è veramente scomodo da portare in giro, quindi si utilizzano dei portatili. Ma quante volte vi è capitato di andare a comprare delle chiavette USB per poter fare un trasferimento dati o comunque anche mettere in carica dei dispositivi direttamente dal computer?
Con questo prodotto andremo a risolvere il problema perché avremo una USB con 4 prese 3.0, quindi con scambio di dati super veloce, uno dei sistemi più utilizzati e più veloci nell'ultimo periodo, che ti permetterà di scaricare video e foto dalla nostra pennetta in modo veramente molto rapido, quindi senza perdere troppo tempo nell'esportazione. L'ho trovato veramente molto utile perché riesco a esportare fino a 4 file o comunque 4 tot di file da 4 pennette diverse in modo veramente molto ma molto rapido. Un altro prodotto, ragazzi, che è inevitabile a mio parere sono i cavetti USB. È una delle cose più banali che esistano, ma è vero. Non so se vi è mai capitato di andare in giro, anche magari in viaggio o in hotel, e di trovarvi senza cavetti USB, quindi non potete mettere in carica più dispositivi contemporaneamente. È una cosa veramente molto brutta questo, perché andrete a perdere tempo e naturalmente andare ad attaccare e trovare ad altre prese in giro per casa è molto difficile, soprattutto in hotel magari con non troppe stelle. Quindi la Anker ha messo a disposizione ben 6 cavi USB, micro USB, quindi quelli universali tuttora, tutt'oggi effettivamente, per la ricarica dei vostri dispositivi. Sono veramente molto buoni, li avremo in diverse lunghezze, quindi per diverse necessità. Ad esempio, io quando vado in giro anche a scuola porto il cavetto più piccolo, che è veramente molto corto, per attaccare al cellulare quando ho il power bank, ed è veramente una cosa molto ma molto utile. Inoltre questi cavetti sono veramente molto resistenti e di ottima qualità, infatti non mi è mai rotto uno, a differenza di altri che basta piegarli un pochino e si vanno a disintegrare, a perdere qualità molto, in modo molto veloce. Quindi ringrazio anche per questa scelta ed è veramente un ottimo prodotto. A proposito di power bank, l'altro prodotto che voglio mostrarvi è questo qua. È un power bank veramente mini, veramente minuscolo, ha ben 3350 mAh, quindi vi permetterà una ricarica di circa un dispositivo e mezzo, in senso di smartphone moderni. E naturalmente, se avete un Note, ad esempio il mio, una ricarica completa e anche una piccola percentuale. Questo qua, ragazzi, si può utilizzare quando si fanno viaggi molto brevi e quando si deve ricaricare solamente una cosa. Ad esempio, io lo porto molto spesso a scuola perché quando, ad esempio, mi cade di andare sull'autobus o in giro che ho poca batteria, con questo avrò una ricarica completa. Ci mette veramente poco tempo a ricaricarsi, perché anche qua avremo la tecnologia della intelligente, della carica intelligente, in poche parole. E avremo la possibilità di scoprire a quanto sta il caricabatterie portatile tramite un LED che sarà dal 50% in su in luce verde, dal 50% al 20% in luce arancione, e per il 20% in sotto in luce rossa. È veramente molto facile da ricaricare ed è veramente molto veloce nella ricarica del dispositivo, quindi è veramente un ottimo prodotto, adesso inevitabile, perché con tutte le applicazioni che abbiamo si scarica veramente in modo molto rapido il nostro dispositivo mobile. Come ultimo prodotto, ma non per importanza, questo qua sarà il prodotto bonus ricevuto e offerto in prova dalla PhotoPro, andiamo a vedere questo prodotto. Cos'è? È un treppiede snodabile, un treppiede che forse conoscerete già, conoscete di sicuro i Gorilla Pod se ve ne intendete di fotografia eccetera eccetera, e sono degli ottimi treppiedi snodabili, ma costano veramente un bordello, diciamocelo. Questo qua, ragazzi, è di una marca cinese, ma è veramente fatto di ottima qualità. Non è un Gorilla Pod, ma è snodabile anche lui, è un po' più piccolo e vi permetterà di fare delle riprese veramente in modo pazzesco da qualunque angolatura, diciamo, perché si piega fino a non so, credo 180 gradi, forse non 180 gradi, ma si piega su se stesso ogni gamba del treppiede e quindi vi permetterà di legarla anche su un albero o su uno spigolo, quindi di fare delle foto senza rumore, quindi senza movimento, in qualunque ambiente vi troviate. Inoltre abbiamo anche un altro supporto per ad attaccare a quest'ultimo, per reggere il nostro cellulare alla nostra action cam, quindi un'ottima cosa. Come ultima cosa, vuol dire che questo treppiede ha degli attacchi uguali a quelli della GoPro, quindi se avete delle action cam sarà veramente molto facile attaccarci degli accessori aggiuntivi. Per il resto, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, lasciando soprattutto un mi piace. Ditemi cosa non vi è piaciuto, se non vi è piaciuto qualcosa lasciate un non mi piace, ditemi la motivazione, naturalmente io cercherò di migliorarmi al massimo. Qua sotto in descrizione trovate anche il canale Telegram che vi permetterà di rimanere aggiornati su prossime uscite di video. E niente, ragazzi, da Diego è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao belli!